forme pittoriche del cammino umano tra sussurri, grida dell'interiorità femminile. Siamo con Carmela Bueti che sta esponendo qua a Tropea nel Palazzo Santa Chiara. Io sono Carmela Bueti e sto esponendo in questo meraviglioso palazzo qui a Tropea. Siamo quattro donne che esponiamo, siamo molto diversi ma nello stesso tempo molto collegate. Diciamo che è veramente un tripudio anche di colori, si sono intersecate diverse forme di pittura. Io qui ho esposto delle opere, sono diverse e sono di anche il genere diverso. Queste sono delle opere su tela, questa è su tela ed è stata fatta 2 anni fa. Riflette un po' i miei pensieri, la mia voglia di vivere, ed è stata fatta in riva al mare, proprio nella spiaggia di Caminia, è stata dipinta proprio sulla spiaggia. Quindi c'è un'altra opera simile, che è uguale a questa, che è sempre esposta qui. Allora, quest'opera praticamente io ho portato la tela sulla spiaggia in una giornata di questo periodo di aprile, fine aprile, primi di maggio. Praticamente con gli smalti, e insieme agli smalti c'è il mare e c'è il vento, e ci sono tutte le sensazioni che la natura libera e pervade. Diciamo è stata una bellissima esperienza. Io amo fare questo tipo di esperienze, di immergermi nella natura, sia in montagna e sia anche in riva al mare. E quest'opera è simile alla precedente, è su tela, è 2 metri per uno. Diciamo questa, il fondo alla natura e il bosco, è stato dipinto nei boschi della Sila, e quindi riflette un po' il verde, la primavera, perché questi quadri hanno anche un senso e un tempo, riflettono proprio le stagioni. Questa è proprio la natura che si è risvegliata. Quest'altro, ho cambiato la tecnica, diciamo, ho utilizzato lo stucco, quindi mi sono cimentata con lo stucco, con gli smalti. È un'opera abbastanza importante, abbastanza grande. C'è una delicatezza di colori, ecco, non sono dei colori forti perché dipende dallo stato d'animo del momento e dai viaggi che faccio, dalle mie emozioni, dalle mie esperienze, che poi rifletto nelle mie opere. Praticamente sono proprio il momento di quello che il momento di che in me e che sto vivendo. Anche questo è molto delicato come colori, diciamo sono andata molto sull'azzurro, è sempre questo è legno, stucco, smalti e poi anche vetrificato. Anche questo ha la delicatezza. Queste opere sono tutte senza titolo, perché non amo mettere i titoli, perché voglio far emozionare chi lo guarda, e ognuno può metterci il proprio, quello che vede e quello che sente. E qui ho cambiato proprio tecnica, praticamente mi sono avvicinata moltissimo allo stucco e al legno, quindi ho utilizzato gli smalti
e ho voluto fare una, ho voluto buttarmi nel bianco, anche perché il bianco contiene tutti i colori, ecco, è un po', contiene un po' me stessa. E anche come dicevo prima, sono le sensazioni d'animo di quel momento e non, e non c'è niente che può farmi cambiare, quindi non so neanche io quello che ne viene fuori. E quest'opera è stata fatta un po', ho utilizzato un genere diverso, praticamente avevo fatto un disegno su un cartone, e quindi il cartone era molto debole per poterlo ottenere. Allora ho pensato come posso sfruttare questi colori che mi piacevano tanto, quindi l'ho strappato utilizzando la tecnica con stucco, smalti, ecco, è diventata tutta un'altra cosa. A me piace moltissimo, anche perché è un po' una rinascita di una cosa vissuta in un modo e rivive in un altro.